Salve! Partiamo con questa recensione nuova delle Speed Champion, anzi in realtà è la prima vera recensione di una Speed Champion su questo canale Lo facciamo con una wave intera, visto che è la prima che prendo interamente Ma credo sia anche la prima wave uh, di quelle grandi che escono dopo che io sono diventato un tossico di Speed Champion Volevo fare una cosa un po' diversa, vediamo se ci riesco Dirò le mie solite due o tre minchiatine, insomma, sull'esplicempio Soprattutto non ci sono mai state recensioni perché faccio proprio fatica a parlarne molto, però posso dire qualcosa. Nel frattempo, in sovraimpressione, magari farò girare sia il video della macchinina, sia l'immagine dell'originale per vedere anche un confronto. Spero che questa cosa possa esservi utile. Nei commenti fatemi sapere anche cosa ne pensate. Parlando della wave invece devo dire che è stata una wave fantastica secondo me di Speed Champion che denota un passaggio di qualità secondo me che si è già, già intravista dalla Cantage della volta scorsa che era già di un altro livello tutte e cinque le macchine sono secondo me super eccezionali a livello proprio di progetto di dettagli di attenzione c'è niente da banale infatti tutte si montano in un'oretta un po' più del solito eh, e ce ne sono alcune che sono davvero molto particolari per esempio questa McLaren qua non ha una base adesso voi la starete ovviamente vendendo, vedendo non ha una basetta ma è costruita con una struttura diversa che per dargli questa forma molto stretta al centro eccola qua guardate che bello anche il dettaglio del posteriore ma questo lo vedrete eh, insieme tutto il resto, la Ferrari per esempio, è super bella. Sono tantissimi gli adesivi. Quella in cui sono di più è questa macchina qua. La Porsche è pienissima di adesivi. Che devo dire che però, visti una volta montati, eh, non sembrano adesivi. Cioè, sembrano far parte di una verniciatura. Quindi gli è riuscita molto bene questa cosa. Eh, dettaglio molto importante, anche a livello di collezionismo... Tutte e cinque le macchine hanno il vetrino pezzo unico, cioè non è pieno di adesivi, ma è tutto verniciato. E questo, anche guardando le wave precedenti, non è un dato di fatto. Infatti, per caso, questa volta ho montato anche la Sumpra che non avevo montato, veramente molto bella. Poi questa magari la vediamo negli short. Questa era un vetro trasparente. Tutte e cinque macchine invece hanno, sono pezzi unici con la capote, il vetro verniciato, il parabrezza verniciato. Uh, lavorone da un sacco di punti di vista, secondo me, di progetto. Dicevo, l'utopia che nelle immagini sembrava la più bella di tutte, a volte, secondo me, fa anche una figura minore rispetto alle altre. Cioè, questa McLaren Arancione, nella sua semplicità, ha delle forme strepitose. C'è cioè, tutto questo lavoro poi qua nei fianchi, che sono fantastici. Poi, altro da dire che vi devo dire Per me le Speed Champion restano assolutamente dei set meravigliosi Ah, le ruote, quasi tutte hanno il cerchio incorporato Non da montare a parte Per me non è un dettaglio significativo Ma mentre facevo il montaggio live su questo canale In molti l'hanno trovato, hanno trovato qualcosa di interessante Si potrebbe fare qualcosa in più sui cerchi in lega Che sono più o meno sempre gli stessi Ma vabbè, eh, cose, secondo me, un po' dettagli Uh, dicevo tanti pezzi unici quindi questi set comunque si rivaluteranno un casino perché sarà difficilissimo da poterli replicare se non con i pezzi ufficiali sono contentissimo che le spice abbiano alzato il tiro siano diventate questa roba meravigliosa eh, da una parte però mi faranno del male perché sono assolutamente impossibile da non comprarle sono davvero stupende, guarda, le guardo con piacere come guardo una Technic Supercar dopo averle montate. Comunque, io direi che se avrò già cominciato, continuerò adesso a farvi fare questo dettaglio alla fine, eh, spero di essere riuscito abbastanza a farlo sotto. Eh, noi ci vediamo prossimamente con la recensione della Batmoto, che sarà una recensione rapida anche quella, poi negli short le mini recensioni con il voto di ogni singola auto, e poi settimana prossima sicuramente faremo una recensione: una recensione, facciamo un video con tutti i set ricevuti in omaggio per vedere quanto si rivalutano, che valore hanno, quante sono, se sono belli. Insomma, una roba così da fare insieme in live. Grazie a tutti, arrivederci. Alla prossima.